Chiamiamo Franco Battiato, che l'abbiamo avuto ieri al telefono, proviamo a sentire se c'è adesso. Rispondi, la segreteria telefonica di Franco Battiato, sì? Sono momentaneamente impegnato in una meditazione. Ah. Ah, questo è il segnale acustico, ho capito. Maestro, scusi, qui è Viva Radio 2, volevamo parlare con lei. Ancora voi? Ah, salve maestro. Scusate. Ero impegnato. Sì, abbiamo sentito nella segreteria, era impegnato in una meditazione tibetana. Meditazione? Mm. No, quando mai? Ero chiuso in bagno. No, maestro, ma nella segreteria diceva che stava meditando. E certo, ma mica nella segreteria posso dire il maestro è chiuso in bagno e sta espletando le sue funzioni fisiologiche e ha lasciato un messaggio dopo il rumore dello sciacquone. Ha ragione, maestro. E non posso farlo. Senta, volevo chiederle, ma come trascorre la giornata a un personaggio come lei, uno della sua levatura intellettuale, ecco? Ma... nelle famiglie personalità sempre in conflitto, a volte anche una finta gentilezza per litigare. Maestro? E quando è notte nelle stanze d'albergo, rumore di letto, sesso meccanico, questa ginnastica chiamata amore, innumerevoli stati d'assedio propongono ricette per la vita, mo già l'astrologia babilonese. Pensa che nel medioevo rinascimentale c'è chi cerca una liberazione e c'è chi scopre un'altra particella. Bene, maestro, abbiamo capito. Siamo d'accordo con lei. Diciamo, però l'avevo chiesto. Sì, è una vita normale, quasi banale, userei definire. Faccio cose che fanno tutti. Tipo? Mi alzo. Ma ogni tanto c'è questo riverbero tibetano. Si alza. La mattina alle 4 e faccio la mia oretta di meditazione yoga, un poco di danza sufi, poi un'abbondante colazione con del latte di capra tibetana, del caffè della Mongolia meridionale e del miele della Corea del Nord e poi dei cornetti. E i cornetti da dove? Dal Pakistan? No, li prendo al bar Gabbiano di Letoiano. Quelli con la marmellata sono buoni. Una grande impresa e grande scusate, imprevista. Scusate, chi è su Bordello? Maglio, Maglio, ma che schifo, Maglio, che schifo stai combinando? Astuta sta cosa che mi sta rompendo i capasiti. Maestro, con chi sta parlando, scusi? Sto parlando con Maglio Sgalambro, questo ormai sta sempre a casa mia. Ah, Maglio Sgalambro, ricordiamo che è il filosofo siciliano che collabora con il maestro. Maglio, appunto. Quello è il telecomando, posalo, non si usa così. Talbot, Nizon, Kai, Tetnecosso, Kai, Agricoloso. Non ti incazzare, ora te lo spiego io che cosa sia. Allora, lo vedi quel parallelepipedo col vetro davanti? Ecco, quello si chiama televisore. Ah, glielo spiega. Perché... si usa per vedere delle immagini. Ora, per evitare di alzarsi ogni volta, hanno inventato questo rettangolino, qua lo vedi, con dei pulsanti, che comanda a distanza l'apparecchio. Ecco, ho capito. Senta, maestro, ma lei capisce Sgalambro quando parla? Beh, quando parla in greco, sì. Ho difficoltà quando parla in italiano, purtroppo. Ma è possibile che non conosca niente di moderno? E non conosce una minchia di niente, purtroppo. Maglio, quella che hai in mano viene chiamata rivista, si chiama Novella 2000, lo capisci? No, queste due cose qui nella foto, le vedi, queste due, in Sicilia si chiamano Minni, queste. No, nel continente le chiamano tette, sai Maglio, ai maschi piace toccare queste, toccandole c'è chi prova addirittura piacere, è così che funziona, è così che fa il mondo. Ancora, grazie maestro, basta che... Purtroppo chiedo scusa, niente. Chiedo scusa, io vi chiedo scusa per Maglio, ma posso chiudere dicendovi un qualcosa di semplice? Sì. Io, contemporaneo della fine del mondo, non vedo il bagliore né il buio che segue, né lo schianto e né il piagnisteo, ma la verità da miliardi di anni farsi lampo, pensiero casuale, imperativo categorico, ferma distinzione dell'uomo dall'animale, teorema adiabatico. Grazie mille.